Sto adesso a Kharkiv e di mattina presto con il vescovo di Kharkiv siamo andati a Izium. Questa zona appena lasciata dai russi, 150 km di Kharkiv, dove c'è un grande cimitero che hanno scoperto da poco. E lì abbiamo assistito a una celebrazione, possiamo dire così, dove 50 uomini, giovani, soprattutto poliziotti, vigili del fuoco, soldati vestiti delle tute bianche, scavano e portavano via dalle tombe, spesso comuni, le salme dei poveri ucraini uccisi, qualcuno 3-4 mesi fa, qualcuno appena sepolto lì. Lo so, c'è la guerra non conosce la pietà, quindi ci sono anche i morti. Certo che vedere così tanti in una zona è una cosa difficile da raccontare, da spiegare, ma c'era una cosa che mi ha toccato tanto, cioè questi giovani ucraini veramente facevano questo momento di tirare fuori le salme in modo così delicato. Così silenzioso, in modo silenzioso, totalmente silenzioso. Sembrava una celebrazione, nessuno parlava, ma lì c'erano tanti poliziotti, soldati, penso che almeno 200 persone, tutti in silenzio, con la stima incredibile per il mistero della morte. Veramente c'era tanto da imparare da questi ragazzi. E poi bisognava subito sapere che donna, uomo, poi descrivere e poi portare a un posto dove tutti vengono portati via. Ma veramente era un momento toccante in che modo portavano le salme. Sembrava che lo fanno per le proprie famiglie, per i propri genitori, per i propri figli, fratelli. Io con il vescovo giravamo tra di loro, io dicevo la Coroncina di Misericordia in una continuazione, ma li stavamo almeno per 3 ore, perché non potevo fare l'altro. Lì non ci sono le parole, le lacrime sono impossibili. E poi stavamo qualche chilometro proprio dai russi e nessuno brontolava, nessuno mostrava odio. C'era una celebrazione, io la chiamo così, c'era una celebrazione di misericordia e quello che loro facevano era una cosa dovuta verso di questi poveracci. Questo mi è rimasto, adesso sono tornato a Kharkiv, sto nella cappella e ci penso di questi giovani, perché io lo sapevo. Di trovare tanti morti, ma ho incontrato gli uomini che hanno mostrato la bellezza proprio che ogni tanto è nascosta nei nostri cuori e loro hanno mostrato questa bellezza umana lì nel posto terribile, nel posto dove sempre si potrebbe pensare solo di vendetta, invece no. Mi venivano queste parole della Sacra Scrittura, che il male bisogna sempre, vincere con il bene.
vincere con il bene.